Siamo con Manfredi Lefebvre, presidente della Camera dello Shipping, nonché chairman di Silver Sea e CEO di un family office chiamato Heritage. Come interpreti la filantropia tu con il tuo family office? Condividi con noi anche delle cose poco conosciute, magari qualche iniziativa legata alla tua famiglia? Io ho perso mia sorella e i miei genitori hanno creato una fondazione che inizialmente era vaticana, poi italiana, per fare una serie di iniziative che a lei stavano a cuore, legate al cancro, perché lei è morta di cancro. E se ne sono occupati i miei genitori e poi adesso se ne occupa mia sorella e noi l'abbiamo sempre supportata finanziariamente. Quindi man mano che ci sono dei programmi noi li supportiamo. Ora, come un'altra azienda che abbiamo, che si chiama Abercrombie & Kent, invece, che abbiamo una forte origination africana, perché nasce con le vacanze di grande qualità in Africa, ormai fa tutto il mondo, ma lo stesso abbiamo una forte presenza di charity in Africa, in cui aiutiamo comunità per acqua potabile, biciclette, e questo lo stiamo espandendo in tutto il resto del mondo dove operiamo. E poi io adesso, man mano, avendo raggiunto la maturità, mi dedico anche un po' a queste opere di bene, altre iniziative, diciamo, non finalizzate all'incremento patrimoniale. E per concludere, delle tue anime, quella commerciale e non commerciale, qual è quella che ti impegna di più? Il family office o Silver Sea? Oppure qual è quella che ti sta più a cuore in questo momento della tua vita? Beh, la Silver Sea è come la primogenita, quindi continuerò ad amarla profondamente per sempre e ci sono fortemente coinvolto. C'è la secondogenita, che è la Abercrombie & Kent, che mi prende molto tempo perché è una nuova acquisizione, abbiamo finalizzato un mese fa. E poi c'è tutta la parte investimenti, perché ci si rende conto che è molto più facile gestire aziende che non fare bene tanti investimenti.